Ciao, domenica scorsa, l'8 di dicembre, è morto Piero Terracina. Io ho ricevuto la notizia per radio mentre stavo andando al lavoro. E poi il giorno successivo ho guardato, come forse alcuni o molti di voi, per televisione il telegiornale dove praticamente al ghetto di Roma c'è stata la prima parte della cerimonia del funerale, delle esequie che poi si sono svolte successivamente al Verano. Piero Terracina è stato uno dei deportati nei campi di concentramento nazisti. Ed è stato uno dei pochi che ha fatto ritorno. Tra l'altro era fra gli ultimi testimoni viventi dell'eccidio, della nefandezza nazista. Scusatemi, fa un po'... perché io Piero l'ho conosciuto e quindi il dolore è un po' più forte. Piero Terracina praticamente per me è stato, come dire, l'incontro con la storia. Di lui ne avevo già parlato e magari vi metto il link sotto dove potete leggere quello che avevo scritto qualche anno fa. Perché ne avevo parlato? Ne avevo parlato perché, appunto, come stavo dicendo, lui è stato per me personalmente, è stato uno sbattere contro il muro della storia. Perché è stata la prima volta, quando ho conosciuto Piero, che ho incontrato e quindi che ho conosciuto un testimone della deportazione nazista. Quindi io il nazismo, la deportazione degli ebrei e tutti quegli orrori di quel periodo storico li avevo studiati sui libri di storia. Però un conto è studiare la storia, scusate il gioco di parole, sui libri di storia, sui manuali di storia, e un conto è sbatterci il naso praticamente, sbatterci contro. Sono due cose molto diverse. Allora, brevemente, quasi 20 anni fa ero a Trastevere e stavo assistendo a un concerto di musica klezmer dove stava suonando un mio amico. Di fianco a me era seduta un signore e poiché era estate, faceva caldo, aveva una camicia a maniche corte e il mio sguardo a un certo punto cadde così in maniera del tutto casuale sul suo braccio e su quel braccio io vidi un tatuaggio, dei numeri tatuati. Lì per lì non ci feci caso, poi però evidentemente a livello, cioè il mio retropensiero mi fece ritornare con lo sguardo su quel braccio perché era un tatuaggio strano, dissi ma sono dei numeri, guardai meglio e capii. Erano sì dei numeri, ma erano i numeri che venivano tatuati ai deportati nei campi di concentramento nazisti. E quindi io mi ritrovai per la prima volta a vedere vis-à-vis la storia, una delle storie più brutte del nostro recente passato. L'amico per cui ero venuta ad ascoltare il concerto mi presentò in seguito Piero, perché era amico di Piero Terracina, e quindi io ebbi. Poi nell'arco degli anni ho incontrato qui a Roma altri testimoni della deportazione nazista, due per l'esattezza. Però con Piero parlai personalmente. Scambiamo delle parole proprio perché questo nostro comune amico ci presentò. Piero, tra l'altro,
Era della stessa classe di mio papà, era del 1928. E dicevo, Piero mi raccontò che lui era scampato alla deportazione che fecero i nazisti nel ghetto di Roma nel 16 ottobre del 43. Lui e la sua famiglia scamparono a quella deportazione, però poi vennero lo stesso catturati perché la sua famiglia venne denunciata da un infame, chiaramente. Però da un fascista, e la sua famiglia venne denunciata e loro vennero venduti per, mi pare fossero 5.000 lire dell'epoca. Tra l'altro, Piero diceva che vennero denunciati da questa persona, da quest'uomo, perché quest'uomo si vendicò, diciamo così, del fatto che la sorella di Piero lo aveva respinto. Molto probabilmente poi sarebbero stati denunciati comunque, magari da qualcun altro, però quella denuncia, cioè loro vennero deportati per la denuncia di qualcuno che, infamità su infamità, volle vendicarsi in maniera vigliacca, bieca, meschina e tutto il peggio che si può dire, ditelo. Appunto vennero denunciati da un vigliacco che volle vendicarsi del fatto che la sorella di Piero aveva respinto le sue avance. Tutta la famiglia Terracina venne deportata in seguito a quella denuncia ad Auschwitz, vennero deportati e non fecero ritorno. L'unico che fece ritorno fu appunto Piero, che all'epoca aveva circa 17 anni. All'epoca della deportazione, e fu uno dei pochi che sopravvissero ai campi di concentramento di Auschwitz e che fecero ritorno in seguito alle varie deportazioni che i nazisti perpetrarono in Italia. Fu uno dei pochi che sopravvisse e che fece ritorno, e fu l'unico della sua famiglia che fece ritorno appunto da Auschwitz. E chiaramente il peso di quella tragedia lui se lo portò sulle spalle sempre. È morto, come ho detto prima, l'8 di dicembre e ne parlo ora, dopo diversi giorni. E voi mi direte perché non l'hai fatto subito? Forse qualcuno mi potrebbe dire perché lo stai facendo. Io stessa ho riflettuto, ho avuto qualche remora, faccio questo video, non faccio questo video, perché in un certo senso dicevo non vorrei che fosse scambiato per un tentativo di fare un video per farne un minimo di pubblicità, ma non è così. Però, ripeto, ci ho riflettuto e strariflettuto perché ho detto ma lo faccio o non lo faccio perché non avrei voluto essere fraintesa. Dopodiché mi sono detta no, non sono, non, se chi mi vuole fraintendere mi fraintenderà e pazienza, amen. Però io questo video lo faccio perché ho ripensato a quello che ha fatto in tutti questi anni Piero. Piero Terracina, che era una persona, chi lo ha conosciuto lo può confermare, di una dolcezza incredibile, estrema, era molto dolce, era molto mite, era un uomo veramente molto buono e anche timido. E quindi lui per anni non aveva, come tanti altri che hanno poi fatto testimonianza dell'eccidio e delle nefandezze del nazismo. Come tanti altri, appunto, ha avuto in un primo momento difficoltà e qualche remora a testimoniare la tragedia che aveva vissuto. Ma a differenza di alcuni, lui era timido, proprio particolarmente timido, e quindi faceva doppia fatica a raccontare quello che aveva passato, a raccontare, a testimoniare, perché la parola giusta è testimoniare quello che era accaduto durante il periodo nazifascista. Però aveva fatto in un certo senso violenza a se stesso, aveva vinto questa timidezza e aveva cominciato a testimoniare. E lui sosteneva l'importanza della testimonianza e ci teneva al fatto che la fiaccola della testimonianza rimanesse accesa, rimanesse viva. Ed è per questo motivo che io, nel mio piccolo, sto facendo questo video, per rendere omaggio,
chiaramente alla figura di Piero della Cina, certo, ma soprattutto per cercare nel mio piccolo appunto di continuare attraverso questo video la testimonianza di quella che è stata la nefandezza nazista e per testimoniare quella che era stata la storia di Piero e che Piero stesso mi aveva raccontato. E quindi in questo momento io sto facendo questo video solo per questo motivo, per rendere omaggio alla memoria di Piero. E che lieve ti sia la terra, Piero. Ciao.